Hello, this intro is gonna be in English because the person who gave me this present is one of my colleagues in Japan Center. So I want to say a big thank you to Lucy that she gave me this one for Christmas. Ok, ricominciamo con la parte in italiano. Ci tenevo a fare una piccola intro in inglese perché la ragazza che mi ha regalato questa cup è una ragazza del Japan Center che lavora con me. E quindi ho detto, vabbè, dai, facciamo un piccolo intro in inglese perché così almeno capirà almeno un minimo di quello che andrò a dire. Allora, ricominciamo da capo. Cosa è successo? Qua in Inghilterra c'è quasi tutti lo fanno, in Italia non avevo ancora mai sentito parlare, però a quanto ho capito si sta sviluppando anche in Inghilterra questa cosa, del Secret Santa, che praticamente non è altro che un Babbo Natale segreto. Abbiamo fatto una lista al lavoro di tutte le persone che volevano partecipare, poi abbiamo fatto un panierino con tutti i nomi e ognuno sceglieva un nome. Io purtroppo ho fatto un regalo a una ragazza che poi non ha preso più parte, quindi ho dovuto darlo a un'altra persona. Infatti questa cosa mi è dispiaciuta molto, ma è andata bene. Io poi il mio regalo l'ho dovuto prendere praticamente una settimana fa perché non ci sono stata visto che sono partita per l'Italia. E poi la ragazza che quando sono tornata, non appena sono tornata, è partita lei. Quindi poi me l'ha dato una volta che praticamente siamo tornate entrambe, quindi era tipo no, il 2 perché è stato il primo giorno che sono tornata al lavoro. Niente, sono rimasta assolutamente sconvolta. Prima cosa perché sapevo che questa è una cosa che non si trova molto facilmente, soprattutto in Italia. E so che non ha un budget molto basso, nel senso che almeno in Italia non mi ricordo al tempo quanto la vidi, perché mi ricordo che Federica la acquistò e io sono uscita completamente pazza. Infatti poi, quando ho pubblicato la fotografia della cup, io ho detto, ah, Fede, ma lo sai che me l'ha regalata sta ragazza proprio in questo periodo? E sostanzialmente lei mi ha detto che non erano anche neanche tanto facili da trovare. E quando io sono andata a scartare il regalo, che avevamo comunque un budget abbastanza basso di soltanto 10 sterline, e ho visto sta cosa, sono rimasta così. Cioè, c'è stato un attimo in cui ho detto, aspetta, che cosa sta succedendo? E sono rimasta assolutamente stralunata, perché questa cup io praticamente l'avevo nella wishlist da 1000 anni. E in realtà per la questione della funzione divinatoria, come ho detto, ne stavo parlando anche con Federica, in realtà è forse più una questione, diciamo, di sfizio, no? Che una questione divinatoria vera e propria. Però appunto io poi la proverò e vi farò sapere. Però è molto molto interessante, nel senso che lei, questa ragazza che lavora con me, lei è inglese. Molto spesso ci troviamo a parlare di paganesimo, io le regalai anche un cristallo perché anche lei aveva avuto un periodo un po' difficile lavorativamente parlando per la questione stress, eccetera, eccetera. Quindi le feci questo regalino di questo cristallo e lei poi, vedendo comunque le cose che pubblico, mi chiese, ma comunque diciamo, sentiero spirituale segui. E lei mi è iniziata a raccontare che lei non è proprio di Londra, Londra, prima viveva, non mi ricordo, in un paesino piccolo, no? E sua madre soprattutto ogni tanto celebrava cose così, diciamo. Lei però ha detto che non era proprio una, diciamo, una praticante dichiarata, ma era più quelle classiche streghe, diciamo, che fanno più magia popolare, diciamo. E è troppo interessante perché sia con lei che con un'altra ragazza che purtroppo però non lavora più con me, ogni tanto mi raccontano di come si vive qua la cosa. Comunque sì, io posso vederla con i miei occhi, con le persone con cui ho praticato in passato, però una cosa è vederlo facendo magari un rituale pubblico con persone che bene o male non è che conoscevo benissimo, e una cosa è farmelo raccontare da lei. Si è creato comunque un rapporto così, e una volta poi mi chiese: ma a te piace la tassiomanzia, ovvero la divinazione con le foglie di tè? E io dissi: guarda, non l'ho mai provata, però è una cosa che mi interessa molto, perché comunque fa parte di quella tradizione, diciamo, più popolare e folcloristica che mi piace moltissimo. E quindi evidentemente lei avrà preso questa cosa come un oh, ecco, ho trovato il regalo perfetto. Ed effettivamente io sono rimasta assolutamente sconvolta. Cosa che poi sono andata in giro per il Japan Center a dire guardate che mi ha regalato! E tutti a guardarmi male, tipo per sapere che cos'è questa cosa. E no, poi hanno iniziato tutti a prendermi in giro, che bello, adesso ci leggi il futuro, ci leggi queste cose così. E niente, volevo aprirla con voi. In realtà non penso che voi vedete tantissimo. Però la scatola è questa qua. Io ancora non l'ho aperta. Quindi la apro con voi per la prima volta. Qua c'è tutto quanto scritto. Tell the fortune with this traditional heart.
L'Ardennes è proprio carino. Ok, che non lo puoi lavare in lavastoviglie. Molto carino, perché poi c'è anche il libro. Allora, uno stacca la... Oh, mamma mia. Questa è la... Come si chiama la box? Bellissima. È troppo bella. Allora, la cap di per sé, secondo me, è troppo carina perché c'ha tutti questi simbolini qua e poi c'ha tutto questo bordino fatto così. È troppo figa, è troppo carina. Poi vi metterò magari anche delle fotografie. E poi c'ha tutto questo raso rosso qua, che è bellissimo. Poi io volevo vedere anche il libretto. In realtà... Madonna, aiuto. No, comunque io sono rimasta sconvolta perché infatti poi le mandai un audio tipo: oh mio Dio, ma cosa mi hai regalato? Ma sei impazzita! Oh, anche il piattino è proprio carino. Eccolo qua, c'ha la stella al centro con tutti quanti. Sono, penso, i segni zodiacali questi. Sì, ci sono i segni zodiacali, i pianeti e poi ci sono tanti altri simbolini. E come vedete poi c'ha anche tutto quanto il bordino, come potete vedere, proprio carino. E io la vidi veramente, la vidi perché la prese Federica, vi parlo di 2 o 3 anni fa, però da allora poi non sono riuscita più a trovarla, lei la trovò comunque in un'offerta vantaggiosa e quindi la prese, ma io fortunatamente, cioè sfortunatamente non sono riuscita a trovare niente. Poi c'è il libricino, The Cup of Destiny, e con tutte quante le spiegazioni, molto carino, Introduction. Ah, poi ti fa vedere anche come prepararla alla lettura. Come fare una lettura. Quindi c'è una piccola introduzione su come leggerlo. E su... Ok. Quindi la parte di sopra rappresenta praticamente i giorni prossimi. La parte di medio, rappresenta la settimana prossima. E i mesi prossimi, quella del centro. È proprio molto carino. E poi ci sono tutte quante le spiegazioni di tutti i simbolini. Anche i tipi di, se assumono dei tipi precisi di forme, diciamo, le varie foglie di tè. Io in realtà devo ancora comprare le foglie di tè perché ce le avevo, ma purtroppo il tè che avevo non so che fine ha fatto col trasloco, quindi poi mi metterò a comprarne altro. Ah, poi qua ci sta un esempio di lettura. Per esempio, infatti, ti mette la fotografia con la cup e vari tipi di... I pezzetti, diciamo, di tè depositati. Quindi è veramente molto molto interessante. Io volevo farvi semplicemente questo piccolo video perché volevo dare soprattutto soddisfazione a lei per il fatto che comunque ho messo il video con la cup che mi ha regalato lei. Io sono stata veramente super felice, infatti non so più come la devo ringraziare. Gli ho detto tipo 3500 volte grazie. Volevo farle un piccolo regalino fatto a mano, nonostante lei comunque non fosse stata, diciamo, il mio Secret Santa, ecco. Però le volevo fare comunque un piccolo regalino per ringraziarla. Però sono veramente, veramente molto felice. E poi vi farò sapere eventualmente com'è. Però è veramente, veramente figo assai. Io so che non si trova quasi più come articolo. Però posso chiedere a lei dove l'ha acquistato. Così mi faccio dire. Così se eventualmente volete acquistarla anche voi, posso eventualmente vedere un attimino. Però ecco, non vi so dire precisamente dove. Ma vi farò sapere. Comunque, veramente, veramente molto, molto, molto carina. E niente, spero che vi sia piaciuto questo piccolo, piccolo e molto arronzato video, diciamo, di unboxing di questa cup. In realtà era del tutto inaspettato e sapete che io poi per i video unboxing sono sempre un pochino goffa, diciamo, perché non so come muovermi, non so che farvi vedere, eccetera, eccetera. Non sono proprio una che fa recensioni alla grande. Però spero veramente che vi abbia fatto vedere qualcosa di carino, anche se in realtà Federica poi aveva fatto tutto un video su la questione, diciamo, divinatoria della cappa, eccetera, eccetera, e sicuramente è stata molto molto più specifica di me perché io devo ancora studiare neanche che come si faccia. Quindi ho veramente voluto farlo proprio per farvi vedere di quanto mi abbia, diciamo, entusiasmata questa cosa e spero veramente con tutto il cuore che mi darete poi voi delle impressioni se l'avete utilizzata, se ne avete mai sentito parlare o cose del genere. Quindi vi lascio un bacione e ci vediamo alla prossima. Mua!